6 maggio. Torna indietro e di a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore, Dio di Davide tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Secondo Re, capitolo 20, versetto 5. Dio vede e provvede. È bello e interessante sapere che il Signore è il Padre Celeste che si muove a compassione per i suoi figli. Egli lo ha fatto per Ezechia. Come abbiamo letto nel testo della meditazione, lo fa ancora oggi perché fedele alle sue promesse. L'esperienza fatta dal re Ezechia evidenzia tre cose importanti. Prima di tutto, possiamo considerare che il Signore udì la preghiera che il re gli elevò con tutto il cuore. Andiamo a lui con fede, perché Dio ascolta le preghiere che gli rivolgiamo quando sono fatte con sincerità di cuore. Inoltre, possiamo considerare che Dio vide le lacrime che Ezechia versò. Chi soffre e nell'angoscia si presenta a Dio versando alla sua presenza lacrime di dolore, troverà sempre la sua compassione. Infine, possiamo considerare che il Signore promise che avrebbe guarito Ezechia. Dio guarisce il corpo e l'anima di chi per fede si affida a Lui. Qualunque dolore possiamo affrontare, Egli vede in quale condizione ci troviamo e provvede operando potentemente nella nostra vita.